Giuseppe, la domanda? Sì. Mi presento, ma vi ringrazio per l'invito a questa riunione. Prima di entrare nel merito della questione di Pandora, di cui volevo parlare, volevo, se mi permettete, anche intervenire all'interno della vostra discussione, perché rubando l'espressione di Maglio, anch'io mi considero un comunista senza partito, sono sempre stato nel PC, e dal 99 non sono più nessuno da questo punto di vista, perché non mi sono, diciamo, sono presente sul territorio per quello che è possibile. Per entrare però nel merito dell'argomento, la difficoltà di operare oggi è che, oltre alla degenerazione che c'è stata, la sconfitta dell'Unione Sovietica, lo scioglimento del patto di Varsavia, l'affermazione economica del globale del meccanismo economico capitalistico, come conseguenza di questo c'è anche la, non dico la sparizione, ma la forte ridimensionamento del ruolo della classe operaia, nel senso, oggi non ci sono officine putilov a cui fare riferimento, in cui l'espressione del conflitto di classe esplode chiaramente, non solo, ma si organizza la resistenza a questo. Non c'è soprattutto, la conseguenza anche di questo, non c'è soprattutto l'abitudine a lavorare insieme, a costruire insieme qualcosa. Quello che è passato come meccanismo è un meccanismo culturale, oltre che è quello dell'individuo. Quello individuo che sta a sedere nel divano e che guarda la televisione tutti i giorni. E quello che è la verità diventa quello che è trasmesso dalla televisione. Allora, per questo la questione della comunicazione diventa un elemento importante. Non solo perché basta mostrare qualche... Io sono rimasto sconvolto quando, tramite Pandora, di cui parlerò dopo, ho visto le immagini di Odessa. Dell'eccidio di Odessa, dell'eccidio nazista di Odessa. Ma è solo lì che si è visto, nessuno ne sa qua. Tutti sanno che sono morti per un incendio che sembra un disastro involontario. In realtà è un'esecuzione individuale, ciascuno di quelli che sono morti sono stati assassinati individualmente, e lo dimostra, senza bisogno di commenti, lo dimostrano le immagini per come sono avvenute le cose. Ed è sconvolgente. Secondo me bisogna rendere possibile che la gente lo veda, almeno lo veda. Non porta tanti commenti di classe immediatamente a questo, perché la presenza di queste immagini, di questo esempio, è più efficace di tante parole. Allora, il progetto Pandora è questo, è quello di... intanto è partita come rete web, e la rete web è quello che ha già sentito dire da altri, sono intervenuti, è importante dal punto di vista della capacità organizzativa, della rapidità di trasmissione di informazioni, della quantità di dati informativi che... Però c'è un limite, non è proprietà, patrimonio di milioni di persone. E la discussione che avviene tramite il web è una discussione estremamente limitata. Basta vedere i tipi di commenti che spesso ci sono e quanto delle liste mail che ogni gruppo crea alla fine diventano quasi impossibili da seguire per il tipo di discussione, la quantità che c'è. Anche è un potente strumento organizzativo, ma anche un limite organizzativo. Bisogna riuscire a trovare uno strumento che sia entri dentro le famiglie, quindi rientri nell'ambito del digitale terrestre. Questo è l'obiettivo che Pandora vorrebbe raggiungere. Pandora è uno strumento di informazione, è un'informazione generalizzata, nel senso che non è l'espressione di un gruppo politico che vuole affermare la sua analisi, è quello che vuole determinare l'informazione massiccia alla gente, perché si renda conto del mondo in cui sta vivendo, perché non se ne rende conto del mondo in cui sta vivendo.
e del fatto che la guerra è una realtà operante, non è una invenzione, una idea di qualcuno che vede qui, è una realtà operante da 25 anni, non ci dice Maglio nel suo libro, all'indomani del fine della guerra fredda è cominciata la guerra calda in modo sistematico e generalizzato. Allora, tramite questa associazione, cioè questa struttura di Pandora, si sta determinando un interesse abbastanza diffuso, non solo, ma poi con le collaborazioni ultime, con il modo in cui si sta funzionando ultimamente, il 4 e 16 di gennaio abbiamo affrontato una prima diretta nazionale per far vedere quello che stava succedendo a livello nazionale, di tutte, cioè non solo quelli che come me erano e Maglio sono del comitato No Guerra Non Acqua, per far vedere che noi siamo bravi, ma abbiamo preso tutti, compreso Walter Lorenzi, che credo voi conosciate, con il quale io personalmente a Firenze mi sono scontrato più di una volta, perché lui teorizzava che il nemico principale è l'Europa, e io dicevo: guardate che la NATO comanda l'Europa, non è l'Europa che si sta distinguendo dalla NATO, cioè, quindi l'obiettivo centrale è quello. Gli stessi conflitti. Però noi, ecco, dicevo, Pandora ha rappresentato, ha fatto vedere anche le iniziative anche solo, in modo che la gente si rendesse conto di cosa si sta muovendo, per quello che è, e per la riflessione avviene quando si vedono le cose concrete, reali che si muovono. Questo è lo spirito con cui va le iniziative Pandora. Però per operare sul digitale terrestre occorrono tante risorse. E le risorse sono sia materiali, nel senso della collaborazione nel territorio di forze politiche o movimenti che si identificano con questo progetto di informazione. O conventi. Anche conventi, sì. No, diglielo perché sì, sì, no, qua arrivo anche a quello. Cioè, avevo l'obiettivo di arrivare a quello. E quindi, laddove è possibile, le vostre due sezioni hanno in mente di organizzare un'iniziativa su Cuba o altre cose. Se c'è una squadra, un gruppo che è in grado di riprendere quella manifestazione, di costruire un'immagine video adeguata, Pandora può diventare uno strumento di diffusione nazionale. Quando ci sono iniziative come quella che sta chiedendo ora Alex Zanfelli, cioè di una mobilitazione nazionale per impedire l'intervento dell'Italia nella guerra che si prepara alla Libia, potrebbe essere una serie di collegamenti a livello nazionale, ciascuno che fa la sua, si presenta e viene visto. Invece di fare un'organizzazione, una manifestazione nazionale con 3-4 mila persone, potremmo fare un collegamento con centinaia di luoghi dove si dimostra che la cosa è diffusa nel paese. E la gente comincia a pensare di non essere sola, ma di avere le persone che si muovono. Questa è l'idea che dobbiamo trasmettere. E allora, poi dopo vi lascio gli indirizzi, qui ho idee per Pandora TV, con gli indirizzi, poi vi lascio il nome di riferimento, perché per questo motivo Pandora sta cercando anche di autofinanziarsi. Che cosa ha proposto? Propone una forma di occupazione, di lavoro, cioè di dare, si propone di dare il 30% degli introiti che vengono dall'acquisizione di pubblicità a chi lo fa. Cioè, c'è il notiziario di la notizia di Maglio su Pandora, fianco alla notizia c'è un banner di una società, di una ditta, di una cooperativa, di quello che volete. Se accettano di averlo per un mese, Pandora chiede 300 euro per questa pubblicazione, il 30% a chi organizza questo tipo di lavoro. Cioè, in questo modo è una forma, un tentativo di generalizzare la collaborazione all'attività di Pandora, un finanziamento a Pandora e anche una presenza territoriale significativa. Questo è l'obiettivo. Ovviamente poi c'è anche parte volontaria, cioè il contributo economico diretto che serve ovviamente per mantenere in piedi una redazione che sta lavorando a livello volontario. La realtà del territorio si verifica essere molto più ricca di quello che pensiamo. Io sto seguendo Maglio da
qualche mese, sto fatto più di sì. Ma il problema è che la richiesta delle iniziative è vogliono Magno, non vogliono me, vogliono Magno a fare il pizza. Io li seguo, cerco di organizzare quello che è possibile, ma si va dalla circola rossa di Lari, che ci ha chiesto già due o tre volte, al convento di suore. Perché dieci giorni fa, Magno è venuto a Prato, a un convento di suore, richiesto dalle suore, a illustrare il suo libro, o meglio, la questione della guerra, eccetera, Maglio ha organizzato bene, in modo che non era solo una lezione orale, ma corroborata da filmati, è stato un seminario. A un certo punto una suora si è alzata e ha detto, ma io è la prima volta che questo. È un'illuminazione. Ho capito che gli Stati Uniti sono loro, ma perché con queste suore? Sì. Come mai con le suore erano interessate queste? No, perché hanno un programma avanzatissimo, le suore domenicane di Prato, che hanno un programma contro le multinazionali, contro la corruzione. E soprattutto dicono non vogliono lasciare. Nella dichiarazione dice non vogliamo lasciare in mano alle multinazionali nessun giovane. È una suora particolare, ma basta dire tra una settimana lo stesso convento farà una riunione con Gesualdi sul debito. Il convento dei domenicani, come si chiama? Esatto, dei domenicani. La realtà è ricca. Dall'esperienza del 16 di gennaio, questo fuori è una cosa importante. Con Mario, appunto, dicevo, si hanno fatto decine di iniziative, in queste decine 500, 600 persone saranno coinvolte, anche di più. Però la maggior parte di queste era come se fosse una riunione di questo genere, che la base di orientamento ce l'avevo. Scusa, compagno. Hai ragione, finisco l'esempio e scusa. Con il collegamento diretto, del 16 di gennaio, in una volta sola, abbiamo preso 4 o 5 mila persone, senza fare nulla di più che non quello di assemblare quello che esisteva. Allora vuol dire che iniziative di questo genere si possono moltiplicare in modo esponenziale la possibilità di avere. Grazie. Grazie. Il compagno Donato che si prepara. Andrea, dalla Basilicata. Cioè, io credo che in queste riunioni di sezione, congresso, si debba anche partire da certe questioni, mettiamo che ci sono nella società, e domandarci che fare. Adesso c'è un periodo di cioè per l'inquinamento delle macchine, proprio cos'è l'altro ieri è uscito su un manifesto di una ditta che fa un dispositivo che abbassa l'inquinamento, ma siccome le multinazionali gli vai contro non lo fanno passare, già i legislatori vari che abbiamo in Italia non hanno fatto passare la questione del brevetto di questa piccola ditta nel nord-est. Allora ritorniamo, perché non c'hanno, essendo una piccola ditta, non ha la forza d'acqua per imporre questo dispositivo alle macchine e poter inquinare possibilmente zero. Perché da quello che ho letto mi sono ricordato quando eravamo in fabbrica con Andrea, proprio negli anni 70, avevamo il problema del rumore delle pinze che puntavano le lamiere. E noi non ce la facevamo, avevamo detto che qua questo problema, eravamo tutti coi tappi, per questo io sono anche sordo, qui l'ho perso quasi del tutto. Qua ci sento non abbastanza bene, abbastanza. E allora avevamo non progettato
messo su un'idea di un tubo con degli stracci dove veniva saldato un dado per poter attaccarci a dove usciva l'aria e faceva rumore, e avevamo sperimentato proprio praticamente. Non era bello come cosa fare, però funzionava uscendo il rumore che attutiva tantissimo, e da lì siamo partite. Che fare? Qua mo andiamo dal dirigente e glielo diciamo, se no qui facciamo sciopero. Cioè, allora avevamo la forza, e questo è il problema. Oggi nelle fabbriche ci si vede quasi di pararsi un po' il fungo, scusate l'espressione. Si conosce uno con l'altro. E diventa, ieri sera sono andata a Sesto, l'Armstrong vuole licenziare gente, quella è una multinazionale che sta facendo finanza e nello stesso tempo chiude le produzioni, come ha fatto il governo Berlusconi, i Ciutarieghi, io lo chiamo Ciutarieghi, altri lo chiamano Fonzi, che hanno venduto l'Ansaldo Preta alla Hitachi, con gli altri dirigenti, come si chiama quello che era alle ferrovie, che non mi ricordo, Moretti e compagnia bella, e mo si metteranno ancora i gioielli. Cioè, noi l'Italia sta diventando sempre più povera, perché tu togli la produzione, quello che produce e che crea ricchezza, non carta che gira, ci giriamo la carta, tu ti prendi il 10%, il 5%, e dopo alla fine uno resta con il cerino in mano e se lo prende a quel posto. E dopo, mo adesso se sono fatta anche la legge che tu, se metti i soldi in banca, se ce li hai, noi non li abbiamo, non è un problema, e te li rubano pure proprio, cioè una roba proprio da predatori. E qui bisogna cercarsi di organizzarsi, intervenire sul territorio, come diceva il compagno prima, Giorgio, dal quartiere, cosa sui problemi. E allora da lì partire con le piccole cose, il volantino e compagnia bella, l'informazione, cioè tutte queste cose. E veramente lì costruisci, come si dice, costruiamo noi come persone di essere dei comunisti. Io dico sempre, io cerco di essere comunista, non è che mo si diventa così facilmente, è una pratica che verrà. Forse moriremo, morirò e non lo sarò veramente un comunista, però io ci provo e vado avanti. Non sarà il 100%, ma almeno il 50% cerco di essere. Perché anche mettiamo la questione di comprare i prodotti assieme, là vuol dire stare assieme, essere comune con gli altri e difendersi per poter sopravvivere. Perché il capitalista, guarda, che questi legnano di brutto adesso, questi ti stanno facendo la lotta loro di classe, non noi a loro. Questo è il problema. Io non voglio dilungarmi, però su queste questioni qua dobbiamo cercare nei quartieri a diffondere le cose. Anche sta piccola notizia, io ero su sull'autobus dentro Milano, la gente, ma quando capiremo che ci stiamo avvelenando? Quando morono 100.000 persone a Milano, se no dice, oh cazzo, adesso vediamo di fare qualche cosa. No, sono queste cose, divulgarle. Questo è il manifesto di 3-4 giorni fa, che c'è questa notizia. Bene, io me la sono segnata e me lo conservo. Come mi sono conservato ai tempi il Sole 24 Ore, che c'era il progetto dell'Alfa Romeo della macchina ibrida. Adesso la fanno i giapponesi, ne hanno venduto 8 milioni in 14 anni che l'hanno messo sul mercato. E allora noi avevamo fatto anche allora il 94 per non far chiudere la Maserata di produrre
questo tipo di macchina. Donato, un altro minutino. No, di produrre questo tipo di macchine. Beh, se l'avessimo incominciato allora, forse l'altra non sarebbe chiusa e avremmo avuto la capacità produttiva maggiore di lavoratori italiani, no che Marchionne e compagnia bella ti metto quel barcone di macchine con marchio Lancia. Allora siamo a... cioè questi italiani bisogna fargli aprire un po' la mente. Ok. Grazie.